canzoni con gli Oscar Mondadori di qualche anno fa. Tu luce del varietà, mangi un panino nell'attesa del provino. Vivi, guardi film estivi all'ultimo spettacolo, gli altri vanno via e ti parte la fantasia dalla stazione. Barbara Bert a Radio Incontro torna di nuovo con la sua allegria e la sua solarità. In radio il nuovo singolo si chiama Vivi, la vita ed un sogno da realizzare. Ciao Barbara. Ciao Stefania, ciao a tutti, ma che bello ritrovarsi. È sempre emozionante parlare con te. E so poi che ti piace la nostra radio e ci segui. Molto, molto, molto. Quindi ragazzi, seguitela perché è stupenda. È una radio meravigliosa. Non che le altre non lo siano, però è stupenda, mi piace tantissimo. Grazie Barbara. Vivi, una canzone storica, un'icona, lanciata da Gianni Togni nel 1982. Tu che sei così giovanissima, ti sei accostata a questo genere musicale, raccontaci. Mi sono accostata a questo genere musicale prendendo appunto questa bellissima canzone, facendone una cover, grazie appunto al mio team della DJ Records, capitanata da Marco Della Buona, mio pianista e arrangiatore, nonché discografico, e perché era un sogno anche di lui, di Marco Della Buona, che io insomma interpretassi un brano di un suo grande cantautore, insomma, che amava Gianni Togni. E poi insomma abbiamo avuto anche una bellissima menzione da parte sua, e quindi siamo contentissimi in questo momento dove stiamo riprendendo alla grande a vivere dopo questi bruttissimi lockdown che non ci hanno permesso di fare questo. Ci voleva una canzone che portasse alla felicità, alla vita, e quindi perché no non riproporre in versione nostra una canzone di Gianni Togni dal titolo Vivi. Barbara, tu sei stata la voce femminile di alcune tra le più importanti orchestre italiane. Sì, non mi vergogno assolutamente del mio percorso nella musica da ballo, e poi niente, è arrivata dopo questo percorso lunghissimo, quindi ho iniziato proprio da bimbetta, da ragazzina, è arrivata la chiamata dei Milken Cocchi. Ti ricordi? Assolutamente sì, certo che mi ricordo. Sono rimasta con loro 5 anni, 5 anni stupendi, ho viaggiato su e giù per l'Italia, nel mondo, è stato meraviglioso, però avevo bisogno di aprire le mie ali a nuova vita, e quindi è arrivato questo percorso da solista che dura ormai, è iniziato dal 2018 con Souvenir, lo ricordate bene, si classificò primo tra gli indipendenti italiani, e poi insomma basta andare su Google, ci sono tante cose di me che non serve neanche che le dico a momenti, perché ormai con i social si fa tutto. E poi dopo è seguito il secondo singolo Mon Amour e nel 2019 Un fiore tra la neve. Sì, una bellissima realtà che mi ha portato veramente una gioia immensa, racconta della Striscia di Gaza, quindi dell'unione dei popoli, quindi la divisione e anche l'unione attraverso questa bellissima canzone che parla di amore universale. È stato meraviglioso, grazie al discografico Alberto Zeppieri che ha creduto in me, e molte canzoni dell'album Profili di donna, che naturalmente diciamo sono ancora in vendita dopo 2 anni quasi
sul mio sito ufficiale barbaraber.it, lì trovano tutte le informazioni per avere a casa il CD fisico, perché era un regalo che ci volevamo fare e poi volevamo fare appunto al mio pubblico. E è andato molto bene, però abbiamo ancora delle copie che chi vuole, insomma, andando sul sito può acquistare. E all'interno dell'album ci sono canzoni di Bungaro, Cuori d'ossigeno, bellissima, e lo ringrazierò sempre. E poi c'è anche Non ti dirò, scritta da Gino Sant'Ercole, quindi una bellissima chicca nell'album. E poi c'è un altro brano importantissimo, che fa parte proprio della mia vita, è Profilo di donna, e racconta di me e degli episodi che purtroppo ho subito alle scuole di bullismo. Quindi insomma, andate un po' a vedere le mie cose se vi interessano. Una grande artista, Barbara Bert, davvero una bella Grazie. Figura nel mondo musicale italiano. Noi ci siamo sentite anche per Come i mari degli Atlanti, ti ricordi? Sì, noi ci siamo sentiti per tanti brani, perché appena esce un brano io contatto il mio ufficio stampa, che salutiamo e ringraziamo, Giovanni Germanelli di Piombino, e mi metto subito in contatto con te e con voi, e io sono felicissima subito di mandarvi le notizie in primis. Ora, questa volta, insomma, siamo stati un pochino privati di poterci sentire, vedere a causa del lockdown, però ci stiamo riprendendo alla grande, vero Stefania? Assolutamente sì, certo. È prevista comunque anche l'uscita di un nuovo singolo? Sì, è prevista. Vogliamo dare valutate. Qualche anticipazione? No, per il momento nulla, no. Lo sai che non dico mai niente. Però ci stiamo lavorando, anche perché voglio dire, insomma, al pubblico, al mio pubblico, al vostro pubblico che segue questa fantastica radio, è semplice, dato che io per il momento sono soltanto interprete, non sono ancora cantautrice, vogliamo rammentare, lo vogliamo ricordare questa cosa. E non è detto che magari non arriverà qualcosa scritto assieme a qualcuno, ma attendete, ecco. Arriverà qualcosa arriverà. Un nome importante. Ma chissà, vedremo. Va bene, allora restiamo in attesa di questo nuovo progetto, e però adesso ci gustiamo il presente, che è appunto Vivi di Gianni Togni. Sì, sta andando molto bene, perché insomma il radio è stato molto molto alto nelle posizioni, siamo stati contenti nelle dipendenti italiane, e tuttora lo stanno trasmettendo dopo, insomma, 2 mesi, e siamo veramente felici, insomma, quando la musica piace, anche se non è un inedito, tutti si aspettavano un inedito da me, e invece questa volta ho cambiato le carte, è arrivata una cover che spero, insomma, sia bella, e nulla togliere all'artista originale, però noi abbiamo cercato di portare il nostro. Benissimo, Barbara, io ti ringrazio, vogliamo dare in chiusura Grazie. Però i tuoi contatti social? Certo, per rimanere in contatto con me, insomma, con tutte le persone che lavorano con me, basta andare sul mio sito ufficiale barbaraber.it, lì trovano veramente tutti i collegamenti per i miei social, molto semplice. Barbara Bert. Sì, barbaraber.it, facilissimo. Perfetto. Lì ci sono veramente tutti i collegamenti per unirsi a me in questa fantastica favola che è la mia musica. Barbara, un abbraccio grandissimo, noi grazie ci sentiamo anche a te, presto. Stefania. Certo, grazie, un abbraccione a tutti i radioascoltatori di Radio Incontro, perché veramente siete fantastici. Grazie, a presto. Ciao a tutti. Vivi tutte le passioni con gli Oscar Mondadori di qualche anno fa, tu luce del varietà, mangi un panino nell'attesa del provino, vivi, guardi film estivi, all'ultimo spettacolo.
vita